Maria Ceccarelli che si accomoda al centro del ring. Prego i gruppi avanzare. Devono completarsi perché alcune coppie diventano gruppo e dunque attendiamo qualche secondo. Bene, vediamo. Cominciano ad arrivare i primi. Cani da Montagna dei Pirenei, prego un applauso. Seguiti dai Bovari del Bernese. E quindi dagli Schnauzer Pepe Sale, Schnauzer Neri, o per meglio dire entrambi Schwerg Schnauzer, Shiba, Shiba. E quindi Volpino Italiano. I gruppi di allevamento sono naturalmente l'orgoglio degli allevatori, è l'occasione per far vedere al pubblico e agli amici la loro produzione e naturalmente anche in questo caso è molto importante l'omogeneità di tipo, però vedo che non solo per quanto mi concerne ma anche i giudici non sono molto ascoltati dagli espositori, vero? Che non ascoltino me è poco importante, che non ascoltino il giudice può significare la vittoria o la retrocessione nelle retrovie. Ma è l'emozione, non è cattiveria questa, è l'emozione di essere presenti. Prego, Bovaro del Bernese, siamo in Svizzera. Questi animali, questi cani ci hanno aiutato per tanti anni e tuttora suppongo a mangiare la cioccolata al latte. È molto bello, la loro attività consiste nell'accudire le mandrie di vacche ma anche nel trasportare, con lo vediamo in alcune manifestazioni o raduni, trasportare dei carretti, trainare dei carretti con il latte munto dalle vacche che hanno accudito durante la giornata. Un bel applauso per i Bovari del Bernese, dedichiamo la nostra attenzione al primo dei due gruppi di Schwerg Schnauzer presenti. Vediamo il Pepe Sale. Pepe Sale naturalmente si capisce perché. Il mantello è una combinazione di colore, di peli di colore bianco e colore nero, da qui Pepe e Sale. L'attenzione si porta adesso ai soggetti di colore uniforme, nero, dunque Zwerg Schnauzer nero. Vedete che il giudice cerca di attirare l'attenzione dei soggetti per valutare l'espressione, l'espressione che è tipica di ogni razza. E adesso passiamo al Shiba, Shiba Inu, razza giapponese di grande nobiltà, la proprietà un tempo era riservata solo alla classe nobile. Cane di piccole dimensioni ma di grande carattere.
un applauso per il Shiba che concludono la passerella e spostiamo la nostra attenzione ai Volpino Italiano. Tre soggetti, naturalmente nel gruppo deve esserci la presenza di entrambi i generi, cioè maschi e femmine. E anche per il Volpino Italiano un applauso di saluto che accompagna la passerella. E adesso vediamo la decisione del giudice. Sono tre i posti ambiti dai concorrenti. Il vincitore sarà il Best in Show Gruppi di Allevamento Perugia 2017. Un applauso per tutti quanti, naturalmente, questo è doveroso e d'obbligo. Sarebbe bello che lo faceste anche senza che vi venga richiesto, ma e conto sulla vostra collaborazione. Non come coloro che non vogliono uscire dal ring con un giro e l'uscita da quella parte là. Vediamo, terzo classificato. Sono gli Zwergschnauzer Nero, terzo classificato. Complimenti alla conduttrice. Secondo classificato, sicuramente sarete tutti molto contenti di applaudire una bella razza italiana, Volpino Italiano, secondo classificato. E invece proclamiamo con piacere Best in Show Gruppi di Allevamento Perugia 2017, il gruppo di Shiba. Grazie agli altri si esce di qua facendo un bel giro. Fate un bel giro. Ecco qua, vedete che è tutto molto più bello, c'è più spettacolo. Qualche minuto, qualche secondo per le fotografie. E adesso